sono degli aggiornamenti del Fiumoreto, più che altro si parla di fare il contratto di fiume al momento, perché è quello che ha chiesto il FAI. La cosa che veramente può fare l'Oreto è creare il senso di comunità nei cittadini, cioè diventa un obiettivo comune per cui lottare, cosa che storicamente abbiamo fatto poco. Si sta cercando di creare, appunto, partendo dalle associazioni, un gruppo che possa dare delle idee, che possa aiutare a scrivere il contratto di fiume. Le istituzioni cominciano ad ascoltare. E allora, questa iniziativa è la prima di una serie di incontri che si terranno nei tre comuni principali, compresi nel bacino del Loreto, cioè Altofonte, Palermo e Morgate, ed è stata organizzata dal comitato promotore per l'istituzione del contratto di fiume e di costa del Loreto, che unisce più di 25 associazioni, produttori agricoli, cittadini, docenti e membri del mondo universitario, che hanno sottoscritto il manifesto di intenti che ha come titolo Un fiume in comune, Loreto e la sua valle. Io vedo che da un po' di tempo si comincia a lavorare insieme, nel senso che le associazioni cominciano a fare veramente quello che si dice, mettere in rete anche delle idee, far circolare delle idee. È un processo molto lungo quello del Loreto, purtroppo, ma si sapeva. Da adesso, io quando ho fatto il video a recuperare Loreto, avevo messo nero su bianco che ci sarebbero voluti almeno 10 anni. No? Ci troviamo alla Guadagna sul Fiumoreto con tutte le associazioni che hanno aderito a Puliamo il Mondo 2019 e sono le associazioni che hanno firmato il manifesto di intenti per la salvaguardia del Fiumoreto. C'è stata una bellissima partecipazione. Sono venute le scuole, alcuni rappresentanti delle scuole superiori di Palermo, le insegnanti, i cittadini, anche cittadini e cittadine del posto. Abbiamo cercato di liberare evidentemente simbolicamente la zona da plastica, carta, sono stati trovati pure degli estintori, perché vogliamo iniziare, e abbiamo già iniziato da diversi mesi, questo lavoro di riqualificazione del Fiumoreto e anche delle zone limitrofe al Fiumoreto. Per cui cerchiamo la collaborazione di tutti quanti, chi vuole può contattarci, sarà sicuramente ricontattato e possiamo assieme costruire iniziative, ognuno per le proprie competenze e per la propria buona volontà, che sicuramente da cittadini dobbiamo mettere in campo per salvare il bene comune che è il Fiumoreto. Grazie e arrivederci. Loreto è una maratona, avrebbe bisogno sempre degli stessi leader, sempre delle stesse persone che portano avanti gli obiettivi, sempre le stesse persone che lavorano quantomeno per trainare gli altri, e questo chiaramente è molto difficile che accada, soprattutto nell'associazionismo, soprattutto anche nelle istituzioni, perché oggi c'è un governo, oggi c'è un altro, oggi c'è un'amministrazione, domani c'è un'altra. Questo è un progetto che richiederà 30-40 anni, quindi bisognerà anche essere abili a un certo punto a ereditare questo percorso. Bisognava cominciarlo adesso, il momento però è adesso. Worship. 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 Oh my, oh my, oh my, oh my goddess. Yeah, she the hottest. That's plain and simple. I'll bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty. Ooh, you know I like it. Ooh, you so enticing. Ooh, I'm so excited. Yo, this look the bestest. Ooh, I wanna bite it. I can see it in your eyes. Don't deny it. I know you like it. I know you need that. And I'll supply it. Got that exclusive. And you should try it. The aura that I'm feeling chilling. It does something to me. I'm shooting half court shots. I miss it. Just forget you knew me. You know I need that. I can't deny it. And I will worship before I try it. Now I'ma break it down real simple. If you go inside, she controlling your mental. Damn.